È chiaro poi, ma questa è una domanda che volevo fare al professore, questi regimi molto spesso usano il cinema, le arti come propaganda ed effettivamente io andando a scuola di cinema mi ha sempre... I grandi capolavori sovietici sono dei film di propaganda, ecco. Però in quel caso, per un'alchimia misteriosa, i film di Eisenstein sono dei capolavori. Non è la stessa cosa, o è la stessa cosa, per il regime fascista c'è un'arte che non può, che equivale a quello che è accaduto nell'Unione Sovietica per quel che riguarda il cinema, la grande stagione dei grandi autori, proprio che nasce dalla rivoluzione, dalla conquista del potere da parte dei sovietici. Anche con la propaganda è misteriosa questa cosa, non misteriosa, è affascinante, ecco, il fascismo non ha dei capolavori. Io non vorrei essere schematico, ma la domanda è perfettamente calzante. Si potrebbe rispondere in prima battuta per poi articolare meglio. Beh, quella fascista fu una finta rivoluzione, non fu una rivoluzione, è una mediocre commedia di una parte minoritaria del paese usata da parte più retriva per arginare il terrore che l'Italia potesse, come la Baviera, l'Ungheria, la Russia, avventurarsi in un'esperienza socialista rivoluzionaria. Quindi è percepito in maniera immediata dalla gran parte delle persone, che quella non fu una rivoluzione, ma continuava a proclamarsi tale. No, i martiri della rivoluzione fascista, c'erano tante strade, erano intitolate così. E quando si parte su questa finzione ingannevole, puoi produrre solo propaganda. Le intelligenze migliori non si prestano a diventare strumento di una tale nuova realtà. Quella russa fu una rivoluzione vera, ma che veniva da lontano, non era soltanto l'ottobre del 17, era cominciata molto prima, i decabristi, la rivoluzione del 5, e poi la tragedia della guerra, e poi la crisi tremenda di tutto l'anno 1917, no? Il tentativo di Kornilov di prendere il potere con un colpo di Stato. Quindi c'è una partecipazione del meglio dell'intelligenza che magari si illude, cioè corre perché è convinta che sia la pienezza dei tempi. Purtroppo la pienezza dei tempi non arriva mai, va bene. I tempi sono pieni o sempre, e quindi la cosa non fa notizia, oppure sono un orizzonte che si sposta via via che uno naviga. Questo ce l'ha insegnato, diciamo, il tornante dal XX al XXI secolo. Tanti di quei grandissimi che fecero arte o poesia o drammaturgia o cinema negli anni più fulgidi, no? Iniziali della rivoluzione, ne furono poi travolti,